Cittadino, ma che ci fai qua, cittadino? Ah, questo è un troiaio. Cos'è? Questo è un troiaio, questa porcheria. Ma dove? Oh, ciao padre. Ma che ci fai qua? Ma che stai dicendo? Questa roba qua non si era mai vista nella nostra esistenza. Qua sembra che c'è stata... Hai visto cose che noi umani non possiamo immaginare? Porco voi, questa sembra una cosa preoccupante. Sembra solo a noi, sembra a diversi. Ma che cos'è? Una piscina, che cos'è? è una cosa indefinibile. Una piscina di... È qualcosa di indefinito. Rossa, una piscina rossa. Il primo impatto è stato veramente sconvolgente, mai visto una cosa del genere. Ah. Tu che ne pensi? A me sembra una piscina. Qua c'è stato, oltre a questa contaminazione probabile... Ma dove ci troviamo? Qua ci troviamo vicino Tinchi. Tinchi? Fra Tinchi e dovrebbe essere vicino qua a Montalbano. Ci troviamo sul fiume. Sul fiume Cavone. Sul fiume Cavone. Fiume che già in passato alcune associazioni, anche alcuni cittadini avevano segnalato nella storia questi affioramenti di questi liquidi da sotto il terreno. Infatti, questi liquidi rossastri, queste patine oleose che non si capisce se sono idrocarburi o altre no, sostanze. No, non sono idrocarburi, no, ma come fanno ad arrivare qua? E che ne sa, hanno cucinato, no. A Pasquetta hanno mangiato là e hanno buttato l'olio. Ma che stai dicendo? Non possono mai arrivare qua queste cose. Ma questo è un bello questo posto, sono venuti a fare le vacanze qua e ci sia stato qualcuno che ha fatto la pipì là. Fa la pipì rossa? Beh, cioè... Sì, ha fatto la pipì rossa. Ah. Ha mangiato qualcosa che... E ha fatto la pipì rossa. Che ne sai? Ma non sono... Queste sono magari qualche pianta che rilascia no, un po' di... No, ma non è possibile. Sì, cioè... Non è possibile. Sono ci anni. Sono i fiori rossi, vedi quei fiori rossi lì? Saranno un po' di petali. Un la po' sulla? Di... Sì. Poi magari là saranno ci vanno le api. Saranno un po' di petali rossi. Ah, abbiamo trovato un'ape morta mentre facevamo il prelievo stamattina. Là, ape morta? Un'ape morta di testa nel fango là, perché è andata a bere? A parte che io non vedo qua, magari non c'è molto sole, però insetti io non ne ho visti. Avviciniamoci un po' più là, che cosa si vede qua? Ah, ma ci sono anche delle chiazze... Oleose. Iridescenti. No, oleose, come fai a dire che sono oleose? Oleose perché sembra olio che galleggia. Sembra. Sembra olio, ma quella è la pipì che dicevi tu prima. Forse qualcuno ha fatto la pipì. Bianca, chi la fa bianca e chi la fa rossa? Eh sì, ma lì c'è, vedi, rosso, verde. C'è un po' di tutto. C'è l'arcobaleno. Vedi che bello l'arcobaleno. Questo è un attrattore turistico. Questo finisce a mare poi, eh? Questo è un attrattore turistico. Qui e si, questa che è bandiera, qui fa, eh? Bandiera blu? Multicolor. Questo è il colore della pace. Vedi, questi sono e dell'amore. Esatto, questi sono i colori della pace e dell'amore. Della dolcezza. Perché le cose amici. Bisogna dirle con dolcezza. Dobbiamo essere tutti amici. Lo ha detto anche Giovanotti. E questa roba qua che finisce... Giovanotti che verrà a Policoro a fare vieni, il vieni tour. Che faccio vedere. Dove? La roba poi il fiume scorre da quel lato, passa da questa passa parte. Da quest'altra parte. Quindi tu dirai hanno fatto la pipì là? No! No, anche qua. L'hanno fatta grossa. Si può dire grossa. Sì. Perché là vedi com'è bella condensata là sotto. Sì. Guarda, dietro quel pilastro si condensa, c'è qualcosa che esce da là dietro. Vabbè, fra un po' viene l'ARPAB, viene a fare i controlli. Deve venire l'ARPAB. Sì, adesso se n'è andata un'altra macchina della forestale, che è il carabinieri? Sì, adesso viene l'ARPAB. E cosa viene a fare l'ARPAB? Viene a fare le analisi. Immagino che si devono sbrigare. E quindi ci dirà che cosa... Si devono sbrigare, perché? Vedi, ma lì che cosa... Là è successo. Che ma tu ci sei andato lì dentro? Certo che ci sono andato a fare il campionamento. E che sei andato a fare lì dentro? Fatti il campionamento, ho preso dei campioni di acqua. Dei campioni, e che ci devi fare con i campioni? Li devo mandare le urine. Ma che te ne fai? Le rase delle urine. Ma che cosa te ne fai dei campioni? Bisognerebbe prendere provvedimenti, perché se là è come se si fosse sfondato.
e quindi c'è stato un dislivello di 2 metri. Ah. Quindi può essere un fatto acuto che adesso, se si mette a piovere, con le piogge, questa, tutta questa roba qua, e non so cos'altro. Potrebbe andare dove? A bandiera, a mare, sullo Ionio. A mare, sullo Ionio. Sullo Ionio. Ma fino a mare non può arrivarci, è troppo lontano. Arriva, ma questo no, è arrivato. Ma è troppo lontano. Quindi il sindaco Verri deve attivare l'ARPAB con urgenza. Il sindaco Verri deve chiamare l'ARPAB. Ma perché deve chiamare l'ARPAB il sindaco Verri? Perché nella sua competenza. Ma se, no. Se ne dovrebbe preoccupare, secondo me, perché se questa roba poi arriva sulla sua spiaggia, poi crea un danno, adesso arriva la stagione estiva, quindi bisognerebbe... Ma non ce la fa a fare tutti questi chilometri, mica arriva fino a mare. E come? Perché? E ci vogliono 10 chilometri per arrivare da qua. Ma 10 chilometri, sai quanti sono? 15. Quanti? 15. Boh, 15. Ma non arriva fino a là. E noi ne sappiamo cos'altro c'è. Ma questo no. Fiume è stato da anni attenzionato da altri cittadini, perché questo non è il primo episodio, evidentemente ci sono altre situazioni in quest'area dove ci sono, perché i motivi ci sono a volte, se uno li vuole andare a cercare, ci sono delle discariche di rifiuti anche abusivi lungo il letto del cavone, ci sono, ma chi lo dice, concessioni, lo dico io, ci sono le concessioni petrolifere con diverse decine di pozzi esausti e in attività, e poi ci sono un centro trattamento olio e gas. Vabbè, ma che c'entra quello, tutta sta storia, che cosa c'entra con questo? E c'entra, ma se già 2 o 3 anni fa il Salandrella, che è l'affluente di questo, c'entra fiume, niente, aveva già mostrato le stesse caratteristiche. Ma vedi là gli insetti come camminano sull'acqua, guarda, li riesco a vedere, vedi lì. Quel povero Cristo, lì non ce n'è. Ce n'è uno. Bisogna vedere quanto tempo resiste questo. Vedi che sta andando sull'acqua. Però vedi tu hai notato, adesso siamo da più di un'ora qua. Tu hai notato, si è avvicinato qualche uccello che è venuto a bere qua? No, gli uccelli no. Gli uccelli se ne accorgono. L'ape è venuta, però c'è rimasta. Muerta. Mentre... questo insetto è appena arrivato, vedi come zompetta, vedi. Chissà da dove viene. Adesso si sta muovendo un po' più a fatica, però. Sarà stanco adesso. E quindi bisogna capire adesso. Speriamo che non sia niente di grave, che sia un fenomeno naturale. Va bene. Noi ce ne possiamo tornare a casa? O... che cosa si vede? Guarda. Ah, si vede. Guarda, facciamo un esperimento. Vai. Com'è bella verde! È verde natura! Un altro sasso è uscito, una cosa nera. E quello è nero, perché è multicolore. È multicolore. Arriva là. C'è un po' di verde, un po' di nero, un po' di bianco, un po' di rosso. Un po' di tutto, dai. Ci sono tutti i colori della natura. Beh, direi che ce ne possiamo andare, va? Che fregatura, oggi che è sabato, invece di stare... Ma perché venite in questi luoghi così sperduti? Ma che cosa fai sempre in giro? Seminar di zizzania, queste persone che sembrano zizzania. Ma tu sei sempre appassionato di queste storie, ma non ti devi appassionare. Che bella che sarebbe la Basilicata. Se non la riducessero, tu non ti devi appassionare così. Ti devi appassionare di altri temi. Ci sono tante altre cose più belle. Della pasta asciutta alle 12:30. Andiamo a mangiare la pasta asciutta allora, dai. Aspettiamo l'ARPA e poi andiamo. Allora, aspettiamo l'ARPA e poi ci vediamo dopo.